Presidente, guardando i prossimi mesi, per quanto riguarda l'autorità di sistema portuale che lei ovviamente amministra e presiede, quali sono i piani di sviluppo in modo particolare dei traffici RoRo? Beh, abbiamo il versante delle opere, dal Seno Europa, su Livorno, ma anche su Piombino, importanti progetti di banchinamento, e poi c'è la questione energetica che ha acquisito un'importanza strategica fondamentale. Mi riferisco al cold ironing sui tre porti, Livorno, Piombino, Portoferraio, e anche tutta un'altra serie di progetti finanziati dal Ministero dell'Ambiente che riguardano la produzione da fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico. Questo ci impegnerà, diciamo, in modo molto importante. E poi tutto il resto che riguarda le strade, su Piombino la 398, la strada di penetrazione e accesso, le ferrovie, il sistema delle aree retroportuali con l'interporto Vespucci di Livorno. Ecco, insomma, abbiamo tantissimi progetti da fare, cose importanti.